Buonasera e benvenuti alla finale del PG National Spring Split 2023, accompagnati come sempre dai nostri main partner Nick Nax e KitKat. Io sono Juniper e sono accompagnata dai miei carissimi colleghi Wolcat e Cristo, ma anche da un ospite d'eccezione, Gabbo. È un piacere essere qui finalmente a poter commentare una finale di solito gioco. Ho preso il posto di Deidara, diciamo, quindi oggi sì. Lo commento io, finalmente Deidara che gioca la finale. Credo che gli manchi qualche pezzo, forse non l'abbiamo aggiornato molto, ma non è un problema, verrà aggiornato dopo, quando facciamo il top to bot avremo una sorpresa. Sì, però l'avevi promesso? Avevi promesso, non so effettivamente se sia una promessa positiva, però comunque sei qui e quindi per noi è un piacere averti. Anche perché è l'unico qui. Che ha accettato, quindi. No. Avevamo chiesto a Gumayushi, Keria, Ruler. No. Erano impegnati. E non, c'è rimasto Gabbo. Sì, era più semplice, più veloce da chiamare. Comunque, siamo alla finale, signori. Ci stiamo preparando, come potete vedere, un timer un po' lungo, perché abbiamo preparato un po' di sorprese, un po' di cose per voi. Infatti, adesso andate a vedere quello che possiamo definire il pre-show del pre-show, una parte un po' più scansonata, leggera di questo analyst desk, poi una velocissima pausa e poi entreremo invece nella fase più analitica proprio, dove andremo a snocciolare tutti i nostri giocatori e i team di oggi. Ovviamente ricordiamolo, Machko contro Outplayed, quello che tutti lo so che lo state pensando, quindi lo dirò io, il famoso rematchko della finale del Summer. Chi è che aveva cominciato questa tradizione? Mi sa che è stato lui. Sì, potrebbe essere colpa mia. È stata colpa di Cree, ma direi quindi di cominciare. Cominciamo il nostro segmento e come non lasciarci uno split alle spalle se non eleggendo l'MVP della stagione regolare. Quindi prima di lanciarci appunto nelle nostre speculazioni, nelle nostre più che speculazioni, proprio nei nostri commenti, andiamo a vedere il video MVP e poi ci rivediamo tra poco. L'avversario grandissimo, wow. Raggio Kikis, però cioè, bello questo inse che poi chiude liscio. Pure del dice così, bello questo inse di Kikis. Kikis sta apparecchiando delle ottime kill qua per Jackson. Azione inse subito con le fauci. Seduto subito Toshi, possiede l'avversario, si entra! Kikis! Italia, arrivano Toshi dalla tua decisione, poi subito Insect per prendersi Forsaken! Andrà in gold, Kikis con la kill! Hi, it's Kikis, and first of all, I wanted to say that I am a bit surprised that I've been chosen MVP of the Spring Split, especially coming from a fourth place team, but I'm really grateful and honored that it happened.
I think overall the splits, it started really rough. We're 0-2 first week. After a few weeks, we're 3-5. We had to change a player, but then we managed to go 8-6, which three of those games were with me on mid lane. When last time I played mid, it was in season 3 or 4, and I played with Jankos in a team, so it was really long time ago, and I didn't know what to expect from myself. I was pretty confident, and I think I played pretty well, so I think it's really insane that it happened, but I think overall I had a pretty good split, and yeah, sadly we lost in the first round of playoffs, but yeah, I wouldn't say I'm really happy about the result, but I'm also not sad. I think it's pretty fine, and it's a good step going forward, right? So yeah, once again, I want to say thank you for choosing me. Ed è quindi, congratulazioni a Kikis. Una stagione strana quanto positiva però per lui, assolutamente. C'è tanto da dire di questo split da parte sua, senz'altro ha giovato il suo team più di qualsiasi altro player, che è un po' la natura dell'MVP, no? Forse statistiche alla mano, io in primis, ho un po' snobbato la nomination di Kikis come plausibile, perché vedevo appunto giocatori che sono avanzati di più anche poi nel playoff, giocatori che hanno performato in squadre che hanno chiuso meglio regular season, però pensando a quello che Kikis ha fatto proprio per la squadra, giocando dal mid laner al top laner al jungler e questo ruolo in particolare, comunque imponendosi su tutto il resto del field, capisco i miei colleghi che hanno votato Kikis e che l'hanno messo all'apice delle proprie graduatorie. Per la cronaca poi hanno votato ai caster, ai team, alla stampa, ai giocatori, quindi è stata una bella selezione di addetti ai lavori che hanno optato per questa opzione, e Kikis è assolutamente degnissimo di incarnare il titolo di MVP della regular. Voglio sapere la vostra. Devo dire, sono stato uno dei primi a voler, tra virgolette, enfatizzare quanto Kikis effettivamente portasse valore aggiunto a questi Axolotl, e pensavo di non essere più magari collegato a altri voti che invece sono arrivati da tante persone che hanno visto quanto impatto questo individuo ha portato sia dentro la squadra ma anche agli altri lavori. Immagino avere un Kikis in squadra ti permette anche magari con le scrim avere una sorta di direzione da qualcuno che ha avuto quell'esperienza, e questo livello che hanno portato questi Assolotti arrivando in top 4, probabilmente senza quel valore aggiunto avremmo avuto una squadra che forse poteva maturare nel tempo, ma gli Assolotti ci sono sembrati determinati e più coraggiosi di tutte le altre squadre di cui menzionavamo capaci di fare quella top 4. Sì. Io volevo aggiungere anche che quando ho visto il video MVP c'era jungler for Axolotl, però non hanno messo mid laner e top laner for Axolotl. E questo fa anche intendere true MVP player, che comunque si è dovuto gestire anche in ruoli dove, come ha detto anche in intervista, non ha particolarmente avuto allenamento, non ha avuto practice o pratica comunque. Quindi vincendo peraltro. È stata la 3-0 week degli Axolotl, che li ha riproiettati in zona playoff, quella in cui si sono dovuti gestire lui e Obelisk andando a ricoprire il ruolo di top e mid. Quindi secondo me è totalmente meritato come MVP, incredibile. Tra l'altro in ogni partita degli Axolotl credo che Kikis, almeno nel 90%, era tra le MVP candidate. Sì. Perché proprio notavi quanto effettivamente se gli Axolotl stavano facendo bene nell'interno del game, probabilmente Kikis era il maggiore o se non uno dei maggiori motivi per il loro successo. Forse anche l'unico carry jungler costantemente nell'arco di tutta la regular season, visto che moltissime squadre andavano per i più classici pick di Seju, Maokai, comunque facilitatori dalla giungla. Kikis, anche stazza alla mano, è veramente il giocatore che si è fatto imbuto delle risorse e che è andato a prendere quel ruolo di carry che forse Stefan col playoff per gli outplay ha un po' incarnato, ma per tutta la regular Kikis è stato veramente la stella polare da quel punto di vista. Ma adesso dobbiamo voltare pagina, perché è il momento del, probabilmente il segmento che Wally non stava aspettando, forse quello che odia più di tutti, quindi ti chiedo scusa per questo. Capirete molto presto perché. È venuto il momento del nostro pop quiz, che chi ci ha visto anche nel summer scorso, in cui Deidara ha stravinto, tra parentesi, si ricorderà bene. Che cos'è il pop quiz? Fondamentalmente i nostri analyst qui presenti dovranno indovinare le abilità che verranno mostrate a schermo di determinati campioni. Considera così, vedrete prima l'abilità sfocata, se non riuscite a indovinarla la vedrete normale, così com'è, e dopodiché io vi darò il nome dell'abilità.
quindi direi di cominciare. Un disclaimer. Allora, innanzitutto stavolta non c'è il pubblico, quindi Deido non ha il favore popolare di persone che gli fanno cenni, gesti, eccetera, si gioca correttamente. Verissimo. Seconda cosa, Deido è specialista nella concentrazione multifocus, che va a vedere tutte cose che un utente con poca RAM, come sottoscritto, durante un Game League non va Cominciamo. Volevo solo proteggermi un po' da quello che sarà inevitabile carneficina. Non me l'aspettavo così. Questa... A me sembra la ulti di Nocturne, o la E di Nocturne. No. La E di Olaf? No. Wally. Knockback di Draven? No. Direi di... Che poi già non sta vincendo l'abilità. Togliere la sfumatura questo... a questo punto. No, mi potete dire anche tot lettera, tipo Q di tizio. Ok, meno male che ce la caviamo così. Sì, dai. Eddie Swain? No. È stranissimo. La lacerazione di Calista? No. Non ha quella palette di colori, però no. Sì, infatti, il disegno sembra malissimo. No, infatti. Va bene, vi dico il nome. Purtroppo ce l'ho in italiano, quindi andate più o meno a somiglianza. Si chiama Raccolto Abbondante. La W di Swain? No. La E di Swain? No. Swain, devo dire che è morto. La passiva di Swain? No. Fiddlestick. Ok. Passiva? No. W? Sì. La W di Fiddle. Il barrage di risposta. Va bene. Ma non ha la palette di colori. Nessuna abilità. Sì. Mi spiace. Ma andiamo alla prossima. Okay. Via. Dai, non io a portare avanti la tradizione. Vediamo la prossima. Ok, Gallio. W di Gallio. E di Gallio. Passiva. Questa addirittura è sfocata, eh. Distruzione. La prossima. No, non lo dico perché sennò è troppo facile. Okay. Vediamo la prossima. Ok. Sì, ovviamente la passiva di Gallio. La E di Lux? No. E di Ryze? No. E di Aurelion Sol? No. Ulti di Aurelion Sol? No. Ok, mi arrendo. Vediamola non sfocata. La E di Sivir? No. Non pensavo. Budo per la Shen? No. Cos'è che fa una roba del genere? Allora, vi dico che è un po' un omaggio anche alla nostra chat che spesso la spammava, come dire... non posso dire molto. Se dico qualcosa è troppo facile. C'è una wave che riguarda questa abilità e ho detto veramente tanto. Ma non abbastanza, non ho idea. C'è una mano. Però se vi dico il nome, cioè è proprio ve lo cedo questo punto. Ma è difficilissimo. C'è una mano sotto più che altro. Cos'è? La... Il nome di questa abilità è contrattacco stordente. Lady Jax? Sì. Hanno cambiato la splash. Ma io sono all'icone con Jax nella passiva pesca. Fa cose che non hanno minimamente senso col kit. Erano tutti molto semplici. Okay. Però è venuto il momento, in realtà, quindi quanto siamo? 2 punti e 1 punto? 1 io. 2 Gabbo. E quindi mi sa che abbiamo di nuovo il vincitore, un top laner. Beh, strano. Non avete di tempo per guardare l'HOD voi in top mentre farmate comunque, è venuto il momento di una veloce pausa perché dopo abbiamo il momento serio, vero e proprio analisi, quello che state aspettando. Numerini. Le stats, i numerini. Quindi piccola pausa e torniamo subito.
just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Damn down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Another little wannabe gangster trying to play hard. Damn down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Damn down, 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 damn. Tornati all'Analyst Desk, siamo nella parte più analitica, quella seria, vera e propria, più seria. Andremo a vedere, per chi si fosse collegato adesso, come se non fosse abbastanza visibile, oggi la finale tra Machko e Outplayed. E per iniziare la nostra analisi faremo il nostro classico top to bot, che però stavolta si concentrerà meglio sulle BO5 che abbiamo visto, quindi sui playoff che siamo andati a vedere. E comincerei subito con la corsia superiore, quindi con Stain Boss contro Acidi. Sì, nella sua corsa finale Stan lo abbiamo visto in due game con Ornn, uno con Xante e con dei pick singoli di Jayce, Malphite e Gnar. Ricordiamo, piccola parentesi, i pick che stiamo dicendo sono esclusi da quelli che sono invece i pick preferiti dei nostri, anche i pick preferiti dei nostri perché giocatori, non filtrano in Champions Select. Perché non filtrano in Champions Select, quindi se non vedete nominati determinati pick è perché semplicemente erano stati bannati durante quelle BO5. Passiamo invece ad Acidi, che l'abbiamo visto più presente su Gwen, Olaf e Kled. Ovviamente per iniziare non potrei non chiedere soprattutto l'opinione del nostro top laner qui presente. Anche perché mi ha aiutato a curare queste stats. Ok. Preso dalla top, okay. Sono proprio da Gabo, ho detto cosa dobbiamo far emergere di questi player. No, tu hai aiutato me, prima cosa. però sì, quando guardo Acidi e Stain Boss e questo split, vedo due giocatori che comunque partono simili, dalla loro base, la base del loro gioco, del loro gameplay è simile, però poi dal mid game in poi prendono una direzione totalmente opposta l'uno con l'altro. Vediamo Acidi comunque con dei champion che si basano sul teamfight threat, sullo split pushing, sullo scaling e su comunque lane dominance, mentre Stain Boss lo vediamo più sull'utility tank, dove deve sacrificarsi per la squadra, mentre Acidi è un po' più selfish, diciamo. Devo dire comunque, nonostante
il danno che effettivamente porterebbe uno split pusher. Per quello che fa CD per i Mashco, si nota quanto effettivamente poi è parte comunque integrante anche di campioni come Gwen, come Olaf, che they wanna get in there e veramente mettono la maggior parte del danno. Anche poi andremo a vedere con i jungler per quanto poco ne faccia effettivamente C-Boy. Mentre lato Sten fa veraente impressione come di solito il weak sider è quello che, pur di avere queste wave, effettivamente poi muore e soffre del KDA, e invece Sten è lì primo in KDA, che comunque dà comunque scuola di weak side ancora qui nel TG National. Per aggiungere un asterisco, ovviamente lo spazio per la Champion Pool è limitato, ma per dare un'altra idea di quanto effettivamente Acidi improntasse un po' questo gioco su Lane Kingdom, un altro pick dobbiamo per esempio tirare in mezzo è Kled, un pick che fa proprio dello stomping lane, dello snowball suo punto forte. Se devo prendere invece un altro pick per arricchire il discorso per Sten, Malphite, che si è visto tantissimo, un pick che sta prendendo molto piede in solo queue e che Sten è stato molto contento di andare a selezionare anche talvolta in R5, anche in spot molto scomodi come contro delle Fiora, ma appunto pur di avere poi una forma di utility per il team fight, è arrivato anche a chiedere Malphite in quei matchup orrendi. Asterisco sul tasto scomodo, sull'R5 scomodo, proprio contro di Acidi, in blind, punito da una Gwen. Speriamo di non vederlo più, anche perché abbiamo portato Gabbo qui apposta. Il mio cuore, quando vedo Sten Boss, un attimino piange, perché vedo comunque un top laner che viene sacrificato incredibilmente dalla sua squadra. Ci vuole davvero una mental di ferro per poter andare avanti, lo capisco in primis, ci sono stato anch'io in quella situazione. Quindi sì, molto rispetto perché sacrificarsi per la squadra non è qualcosa che tutti riescono a fare. Assolutamente, assolutamente. Ma concentriamoci adesso sulla giungla, quindi con C-Boy contro Stefan. Abbiamo da una parte un ex MVP contro un jungler che comunque, soprattutto nell'ultima BO5, a parte che probabilmente sì, nell'ultima ha preso anche l'MVP. E è stato veramente, letteralmente, quello che ci si dovrebbe aspettare da un MVP. È stato veramente, veramente importante per il suo team. C-Boy l'abbiamo visto due volte su Vi e poi singolarmente su Wukong e Maokai. Vi starete chiedendo, ma Sejuani, ma Olaf? Bannati. Bannati sempre, giustamente. Stefan invece l'abbiamo visto molto più concentrato su Lee Sin, sì, soprattutto contro i Machko e anche su Wukong. Prima, parlando un po' del parallelo, quali sono stati davvero i carry jungler di questo split? I nomi che vengono in mente sono appunto Kikis, MVP, trascinatore di Axolotl al quarto posto, e Stefan, che anche nella best of five persa dagli outplay contro i Machko è stato veramente protagonista del gioco del suo team, anche nella disgrazia, anche in una situazione di mappa, ricorderete, difficilissima da navigare, perché sulla top c'era Sten il lato debole, mid, ricorderete la serie contro i Machko, insistevano molto gli OP sull'Aurelion Sol. E quindi Stefan, di angoli per giocare sta benetta jungle non avrebbe dovuto averne. Lui però ha giocato lo stesso una divina best of five in quell'occasione e anche poi nella seconda best of five per portare i suoi qua in Grand Finals. Possiamo comunque notare come il playstyle molto molto più carry oriented di C-Boy sembra quasi un altro giocatore ormai, comunque è completamente affidato al suo mid laner, che è diventato praticamente il main carry, ma sì, soprattutto con un top laner di cui abbiamo parlato anche lì, veramente carry oriented. Il ruolo di C-Boy diventa prettamente quello di aiutare questo early game dei Machko, che non è stato sempre il loro fiore all'occhiello, ma almeno è quello in cui C-Boy si è effettivamente specializzato, portando anche gli OP stessi continuamente a bannare champion come Sejuani, come quel Gragas che sicuramente potrà pilotare lui, ma solo la minaccia di avere questo jungler forse più meta aderente degli altri, perché comunque ormai il meta in jungle offre molte più aperture al jungler, che capisce quanto effettivamente deve allontanarsi da quei campi e giocare per le sue lane. Non è mai stato il punto forte di C-Boy, ma questo è stato lo split dove Rares e gli altri lo hanno abituato di più a immedesimare quel ruolo ogni volta. I Machko sono stati il team più, diciamo, coerente con la loro visione sulla jungle e su quanto Casper debba effettivamente aiutare i suoi laner a passare questo early game. Una cosa che vorrei aggiungere su Stefan è che comunque questo meta è stato uno di quei meta dove i cosiddetti dog junglers, insomma, la cui Maokai, Sejuani, comunque jungler che tendono a farmare poco e a gankare molto, comunque non è esattamente il playstyle di Stefan, però comunque diciamo che nonostante ciò Stefan è riuscito comunque a imporre la sua champion pool sugli altri giocatori e a essere relevant, come dicevamo prima,
MVP anche della Best of Five. Forse alludi anche all'intervista che abbiamo avuto con Stefano, in cui si è detto scontentissimo del corrente di Meta Jungle. Stavo pensando alla stessa perché cosa. Vorrebbe avere molta più chance di punire Jungler avversario che appunto non sceglie bene le proprie battaglie, lascia molto i campi per strada. Purtroppo non è questo il meta per Stefano. È comunque riuscito a fare di necessità virtù ad essere sicuramente nella mia top 2 mentale dei migliori jungler di questo split assieme a Kikis per ora. Se si vuole non mi smentisce. Se dopo ci rimane un po' di tempo vi chiederò il vostro personale MVP. Ok. Anche se l'avevate forse già detto, avevate c'è detto un po' qualcosa chiacchierato, io credo, nel dibattito, però adesso voglio sapere proprio con la carta alla mano chi avete votato. Ma rifocus sulla nostra top to bot. Scendiamo in corsia centrale dove troviamo Sixten contro The Aced, due mid laner particolari e che spesso ci hanno fatto parlare di loro in situazioni diverse. Qui per io tiro fuori l'update alle stats perché dalla regular season dobbiamo fare un sacco di complimenti a The Aced, quindi mi preparo. Assolutamente sì. Come pick abbiamo avuto il mid laner del jungle, del jungler, sì, dei Magico, che ci ha mostrato Jayce, Akali, Irelia soprattutto e Ahri. The Aced l'abbiamo visto su quell'Aurelion Sol di cui abbiamo sospetto, direi anch'io, ma anche su Syndra, sulla sua Cassiopeia e un game di Swain. Devo aprire una parentesi su The Aced, proprio perché statistiche gli sono particolarmente severe in realtà, perché per quello che è stato il suo percorso all'interno del playoff abbiamo avuto prima di tutto una brutta serie in cui per preparazione del team l'abbiamo visto relegato all'Aurelion Sol, di cui abbiamo già parlato, un Aurelion Sol che non si incastra bene con l'identità degli OP, che già hanno un lato debole sulla top, vorrebbero un mid un pochino più proattivo e che prenda prio per la giungla per giocare quasi poi tendenzialmente in realtà true bot. Con l'Aurelion Sol a centro mappa non si può giocare, non si può letteralmente giocare, aspettare di fare di Ellam il carry che è stato per lo split. Queste stats, se non altro, delineano un ruolo da grandi protagonisti per entrambi i mid laner. C'è un paio di stats che, potendo inserire i playoff nel computo, andrebbero a dare un aiutino a The Aced. La cosa che più mi impressiona di questo quartetto di stats è come, con anche molte partite su Enchanter, The Aced sia riuscito ad essere uno dei più pericolosi in corsia, con il maggior numero di solo kill e con, nonostante appunto il ruolo da sacrificato, il terzo per gol differential a 15 dietro a un mostro come Sixten che ha veramente cappato chiunque, anche se ci ricordavate giustamente c'era Siboy e le sue calcagna sempre a proteggerlo. Sì, sì. Soprattutto il modo in cui questi mid laner hanno quasi condizionato il meta interno delle loro squadre, perché comunque ogni tanto abbiamo visto magari penso il Jayce di Sixten che comunque non è stato così la stessa cosa per The Aced, che magari ha tirato fuori Jayce una volta insieme alla Nidalee proprio di Stefan. Questi due mid laner continuano quasi a forzare la loro squadra a giocare in funzione della loro comfort zone, quindi abbiamo visto tanta Irelia da una parte, tanta Cassiopeia dall'altra parte, e quindi sono curioso di vedere se arrivati ad oggi, al momento più importante, sarà anche il loro primo passo verso quello che ha funzionato per i team a livello più alto, perché comunque nessuno di questi due mid laner ha effettivamente dimostrato di poter portare magari quel Gragas blind pick, tranne un esperimento andato tra l'altro abbastanza sotto i toni di un Sixten che invece con quell'Irelia, con quel Sylas mette veramente tanta pressione. Lato di Aced mi sento di magari premiare un po' di più il fatto di essere uscito di più dalla sua comfort zone, mi viene in mente la Karma, mi viene in mente il pick di Syndra che nonostante a volte non sembrava essere qualcosa che lui riusciva a far funzionare dopo la lane, la redenzione durante il playoff dopo poi aver beccato quella squadra come i Desire così comunque preoccupanti con una mid jungle che stava performando veramente bene. Gabbo quando abbiamo fatto review insieme ha parlato molto di quel jungle mid duo, si è veramente ripreso con una Syndra che invece ha fatto innanzitutto bene in early game, ma ha fatto il devasto in quei team fight con quelle play che hanno letteralmente solo carriato le fasi tardive di quei team fight. Come diceva Wolcott durante la mia review personale privata con Mr. Wolcott, nel privé di Wolcott Games, abbiamo discusso molto di questo 2v2 jungle mid lane, abbiamo discusso di come siano dominanti gli outplayed. Comunque The Aced e Stefan, due giocatori estremamente meccanici, estremamente dotati. Volevo anche dare comunque il mio input da giocatore per The Aced, avendoci giocato insieme in una squadra tempo fa. Comunque in outplayed ha dovuto cambiare il suo playstyle in un certo senso, perché non era più la main
la main superstar della squadra, sì, comunque con una botlane così aggressiva come Elam Venzer, comunque lui ha dovuto, diciamo, dare un attimino più spazio agli altri, mentre di solito comunque ne prende molto di più per se stesso. Comunque è un adattamento che bene o male direi che non è il suo punto forte, ma comunque sta riuscendo a adattarsi in maniera sufficiente. Dopo l'ultima serie con Desire possiamo decisamente dire che è arrivato quell'adattamento e che il crescendo del jungle mid 2 degli Outplayed cambia completamente le carte in tavola rispetto a questa Grand Final. Se fossimo rimasti alla loro forma nella prima best of, staremmo aspettandoci una serie dominata dai Machko. Sì. Visto come hanno conciato il jungle mid 2 di Desire, Stefan e di Aced, si riapre tutto. Assolutamente sì. E scendiamo adesso nella corsia inferiore, andiamo a vedere VZZ contro Elam, anche lì due botlane che ci hanno fatto molto parlare. VZZ molto performante su Varus, l'abbiamo visto anche su pick come Xayah e Zeri, mentre Elam in BO5 si è scatenato con i pick di Draven, di Xayah e anche di Zeri, quindi comunque una champion pool abbastanza simile. Ecco. Sì, sono comunque dei bot laner che anche si vedono spesso recapitare tanti ban, sì, su quelli che sono i power pick che entri inizio season, soprattutto perché nel caso di Elam si ritrovava ad avere un support molto forte sui marksman, quindi a maggior ragione vedeva alcuni pick che valevano doppio come ban nei loro confronti. Di questi due ho davvero pochissimo da aggiungere rispetto alle grafiche, perché queste due grafiche le ho compilate con l'intenzione di far vedere quanto forti fossero entrambi. Sul resto dei field, se prestate attenzione ai numerini che indicano il rango per quella stats per un giocatore, cioè primo, secondo, terzo, primo, secondo, due veramente mostri del 2v2. L'eccezione, la stats che invece vuole un pochino essere provocatoria, è quella del goal differential a 15, perché Elam, così come il suo compagno di corsia che vedremo dopo, Venzer, ha macellato le torri, ha aperto una ditta di demolizioni quando soprattutto c'è stata la parte di meta in cui giocava molto a fianco a support marksman, in cui le placche sono piovute dal cielo e ha distrutto completamente il grafico del goal differential a 15. Per il resto, VZZ, Click, un duo che ci ha messo del tempo ad ingranare, ce l'hanno anche raccontato attraverso le interviste, no? Come per loro è stato un lavoro particolarmente tortuoso, perché sono due giocatori con molta conoscenza e un modo già molto definito di intendere il gioco. Credo che però il grande lavoro di Raresh, che da head coach è prima di tutto però un AD carry formato, ha fatto di VZZ una delle punte di diamante di questo roster e ha riaperto moltissimo il discorso del 2v2 odierno. Se appunto prima, con la prima best of five, ero preoccupato per il jungle mid 2 degli Outplayed e ci hanno rassicurato per come sono usciti contro i Desire, qualche settimana fa mi sarei detto preoccupato per VZZ e Click contro Elam e Venzer, e anche lì invece molto bravi in casa Machko ad accorciare le distanze. Devo dire anche meta-wise i Machko potrebbero essere davanti a una grande fortuna, perché ritrovano comunque la possibilità, magari tramite i comfort pick di VZZ, quindi la Xayah, la Zeri, il Varus, modo di sbloccare Click sulla mappa e quindi magari non dover effettivamente skill checkare gli OP in un 2v2, dove comunque abbiamo visto Elam e Venzer essere i migliori del loro torneo, e invece poter magari vedere Click su un Thresh, su un Rakan. Ma per quanto riguarda i bot laner, mi sento di dire che i Machko sono stati in grado comunque di mascherare quella difficoltà che può fare un player come VZZ in early game, sfruttando anche magari il loro playstyle tramite la mid jungle verso la top lane di Acidi. Invece Elam è stato in grado di prendersi tutte le sue risorse, anche abilitato magari da un counter pick dato a Venzer o magari dal fatto che Sten sia così disposto a blind pickare e a sacrificarsi. Tuttavia la presenza di Aced ha spesso mosso le interazioni della draft verso la mid lane, quindi questi due AD carry adesso si trovano in un momento dove devono scegliere se continuare a seguire il comfort del loro team o magari andare più sul meta e adesso sbloccare quelli che saranno i due support di questa partita, che secondo me sarà la vera chiave di volta della corsia e quindi della serie. Una cosa importante da aggiungere è il fatto che comunque in lane, in fase di corsia, la bot lane degli Outplayed, comunque grazie al cambio di ruolo di Venzer che passa da AD carry a support, ha una champion pool che, diciamo, aiuta molto questo playstyle offensivo per gli Outplayed, certo. Il che praticamente si sposa molto bene con la mid jungle duo così forte degli Outplayed, che poi
fanno quelle grandissime eruzioni, come possiamo chiamare, verso la bot lane, e quindi diciamo che anche tutta la ditta demolizioni che Mr. Wolcat ci teneva a precisare prima è anche un dato di fatto grazie a questo. Ne parleremo anche parlando del support. Sicuramente, sicuramente. E infatti finiamo il nostro top to bot con i supporti, con quindi Click contro Venzer. Click, come dicevamo appunto, in BO5 ha optato, ho dovuto optare per due game per Ashe, uno per Thresh, uno per Annie, mentre Venzer l'abbiamo visto su dei pick, su più pick di Rakan e Nautilus. Questo mi ha molto sorpreso, perché sì, la prima apparizione di Venzer su un supporto tradizionale da ingaggio era stato su una Leona, che ci ricorderemo senz'altro bene io e Cree, perché ci ha... se lo ricorda molto bene chiunque, perché effettivamente è stata un'uscita un po' pericolosa, ecco, diciamo così. Molto aggressiva. Molto aggressiva, anche nei confronti del proprio povero di Carry Ellam, che doveva rimettere in piedi i cocci di quella corsia. Però al di là di quel passo falso, Venzer ha dimostrato di saperla lunga anche su supporto in ingaggio. Il suo Rakan in particolare. Il Rakan che ha tirato fuori nell'ultimo best of 5 ci ha veramente strappato più di un'occasione gli applausi. E secondo me abbiamo anche inserito nella nostra terna degli MVP. Sì. Per quella best of 5. Qua ho voluto al solito evidenziare come ci sia un abisso nel goal differential di due delle migliori botlane per quanto riguarda i support. Se è vero che un support non farma, è vero che Venzer era lì ad aiutare Ellam a buttare giù torri con un ritmo spaventoso, soprattutto appunto nella prima porzione di stagione dove giocava sui marksman, quindi dove avevi Varus, Kate Varus a invertite, che con la gittata riuscivano ad arrassare gli avversari via dalla corsia e a prendere gratis le placche. Posso anche più che altro menzionare il fatto come comunque Click non è che non abbia mai giocato carry, perché appunto ha giocato comunque un Ashe su cui hai bisogno di arrivare al mandate prima possibile, ha comunque più e più volte dovuto blindare quell'Heimerdinger insieme al Varus di VCC, quindi effettivamente hanno provato uno ad entrare nella comfort zone dell'altro, ma l'early game degli OP è stato semplicemente più solido di quello dei Machu, e quindi stata alla mano effettivamente Venzer ha fatto un miglior lavoro a canalizzare le risorse sui pick da supporto, che abbiamo visto può essere un romando tantissimo, perché la visione per minuto è stata allucinante, la partecipazione vuol dire che riesce anche a affacciarsi magari sulla mid qualche volta o fare un lungo giro per la top a dare una mano a sistemare le wave. Venzer ha giocato tantissimo mappa. Va detto, quindi oggi praticamente sono qui per dare la mia opinione da player, perché qui abbiamo persone che comunque di dati, di stat generale, sanno molto di più di me. Però io da player posso dire che comunque questo cambio di ruolo che avevo anche menzionato prima da parte di Venzer ti dà quella visione in più, perché bene o male tu sai, hai molta più knowledge su cosa è possibile fare nel 2v2, perché conosci l'AD carry stesso, conosci quanto danno riesce a fare l'AD carry, essendo quello un ruolo che hai giocato per anni e anni, e questo sicuramente è un altro dei motivi per cui Venzer è, diciamo che nel momento in cui è riuscito a capire un attimino come funzionano i support da engage, riesce a capire perfettamente i danni che può fare nel 2v2, perché la sua knowledge di AD carry è molto più elevata ovviamente di Click, essendo un ex AD carry player. Sì. È il supporto che tutti gli AD carry vorrebbero. Probabilmente sì, probabilmente sì, probabilmente sì. Anche il riconoscimento che ha nel wave management da carry ne fa un support letale in roaming. Infatti davvero l'osservazione che ha mosso Cree sul fatto che dovremmo vedere questi due attivarsi molto di più sulla mappa ora che hanno preso bene le misure darà teatro a molti scontri per la mappa, tanto teamfight, tante skirmish early on. Una cosa importante che volevo dire a proposito è il fatto ha alzato la mano con noi, ho alzato la manina che praticamente quello che voglio io, per esempio, sarebbe un jungler che giocava top lane, per esempio, così almeno capisce la sofferenza e viene appello, a gankare top lane un po' di più. Appello ai team italiani, Wipo. Per favore. Sì, esatto. Per favore, Wipo, viene a giocare per me. Trovate un jungler che prima era un top lane, per favore. Fatelo per me. Fatelo per Gabbo. Dicevamo, quindi abbiamo fatto il nostro fatidico top to bot. Adesso andiamo invece, prima di andare a vedere le nostre prediction, quindi prima di andare a spoilerare un po' verso chi va il vostro voto, voglio sapere in linea un po' più generale come vi aspettate che potrebbe andare questa BO5. Abbiamo visto degli outplayed che nell'ultima BO5 sono stati praticamente delle macchine, facevano un errore e lo fissavano subito nel game successivo, imparavano e fissavano subito gli errori veramente nel giro di pochissimo. Quindi, come avete giustamente già detto, secondo me
non è così scontato vedere, non è così scontato aspettarci un risultato come quello dell'estate scorsa. Io del Summer Split prendo la rincorsa anche per poi arrivare a spiegare la mia prediction. Avevo accennato poco fa al doveroso aspettarsi i match co-vincitori. Se fosse stata un pelo diversa, un pelo più sottotono la serie che sì. Io pieno ho giocato sui Desire, il modo in cui l'hanno vinta, la premessa a quella vittoria, cioè una preparazione completamente da buttare rispetto alla prima best of five del playoff contro i Machko, mi ha fatto salire tantissimo le quotazioni di Outplay, perché arrivare con un piano di gioco così chiaro e polarizzato, no? L'Aurelion Sol, sì. L'Axaya, centralità nel gioco del mid laner come risorsa da proteggere e quasi dimenticandosi dell'identità della bot lane e l'Ambenzer così aggressiva, o meglio usarla quel poco che basta per tenere in piedi la mappa, ma poi è il centro del gioco. E poi fare una totale inversione a U, avere anzi il jungle mid duo molto più attivo nell'early game e avere LM Venzer che poi capitalizzano come ci si aspetta. Che siano riusciti a fare quella roba lì ha completamente fatto ribaltare la mia visione di questa best of five, tanto che poi vedrete. No. Io devo dire che il fatto che gli outplayed vengono con più stage experience, mm-hmm. ma comunque con più carte effettivamente mostrate a un team come i Machko, che avere la libertà di, tra virgolette, scegliere innanzitutto come impostare la serie, mi aspetto che l'inizio comunque della serie stessa sia proprio a favore dei Machko, anche perché gli outplayed si sono un po' più e più volte mostrati quasi venire, tra virgolette, provocati dal modo in cui giocano i Machko e dal fatto di pensare troppo a cosa effettivamente stanno cercando di fare. Secondo me Raresh e compagni avranno comunque in mente un inizio della serie, magari mettere, non so, click sulla sua storica Senna, una di queste palle curve che richiederà agli OP un po' di elasticità mentale per capire che il loro avversario non è effettivamente quei Desire che ti bastava matchare early game, ma effettivamente gli OP sono una squadra che potrebbe faticare contro una squadra come i Machko proprio per quella differenza di gestione del top laner. E questa è una battaglia che Stan nel corso della serie dovrà più e più volte affrontare e superare, perché secondo me la serie, come vedete nella mia prediction, sarà lunga. E penso che gli OP faranno buon uso dell'esperienza acquisita, ma avranno bisogno di un paio di partite prima di abituarsi di nuovo al modo in cui giocano i Machko effettivamente a League of Legends. Io volevo aggiungere che comunque è difficile fare peggio di come gli Outplayed hanno fatto contro i Machko la prima serie, perché sinceramente la preparazione, va detto, era stata terribile da parte degli Outplayed la prima serie. È stata una wake up call comunque, quindi speriamo che gli OP si sveglino. Ma a questo punto andiamo a vedere finalmente le nostre prediction, quindi spoileriamo assolutamente i nostri voti. Non me l'aspettavo. Neanche non me l'aspettavo assolutamente, pensavo di aver preso io coraggio e di essere un folle, invece vedo che con me molti altri hanno preso coraggio e hanno applaudito lo sforzo nel ribaltare completamente il pronostico che gli Outplayed hanno fatto contro i Desire. Io vorrei dire però, vorrei accusare Karen del fatto che ultimamente le mie prediction sono identiche alle sue e io le metto sempre prima di lui. Quindi questa cosa... Siete anche abbastanza alti entrambi. Siamo tipo quindi... pari, forse ci togliamo tipo un punto, quindi questa cosa non va bene. Tra l'altro, specifico, la mia prediction è una prediction un po' catartica, così il mio cuore in realtà è un po' diviso, quindi voglio dare il voto ai Machko un po' perché credo ai Machko, un po' per non portare sfortuna agli Outplayed. La mia prediction è così spicy che non c'era neanche. No, invece stavo per chiederti. Stavo qui. Per chiederti la tua prediction. No, non è un 3-0. Ci sono 0-3 a 0 comunque. Nessuno ha usato nella one side. E dilla allora. Io dico vai. 3-2 per Outplayed. 3-2 ci può stare. È la mia prediction. Bravissimo, ottima scelta. Prego. Ma adesso è finalmente venuto il momento di entrare in questa finale. Anzi, prima abbiamo l'ultimo video per voi, ovvero la finale di Cristo.